che ha il medesimo titolo del libro al quale in Esordio si faceva riferimento, Le due Rome, avrà al centro la considerazione, potremmo dire, intensiva, essenziale, della portata epocale, della portata categoriale, della portata storica della portata epocale, storica, categoriale delle vicende del 20 settembre 1870. Siamo a peso fino. È proprio il caso di dirlo. La riflessione che propongo si articola in quattro punti. Dopo una premessa saranno considerati uno dopo l'altro i seguenti aspetti della questione. Primo punto, le due Rome, al plurale, una categorizzazione essenziale. Secondo punto, nel 1870, tra virgolette, Roma fu guadagnata al mondo moderno. Terzo, lo Stato risorgimentale e la Roma secolarizzata. Quarto, 1870, due punti, uno spartiacque epocale che resta attuale. Chiude una conclusione. Premessa. Siamo a 150 anni. A 150 anni dal 20 settembre del 1870. È questo un anniversario di grande rilievo. È un anniversario che insieme coglie, potremmo dire, due momenti quasi raccolti in unità: la difesa e la conquista di Roma. Chi mi ha preceduto molto bene ha rievocato i passaggi e i momenti finali della difesa di Roma, della Roma pontificia, cosa di cui i libri di storia generalmente non parlano, mi riferisco ovviamente a quelli di carattere divulgativo o scolastico. Ma dicevo, raccolti in unità abbiamo due avvenimenti coevi, insisto, la difesa e la conquista di Roma. Per essere più precisi, dettaglio, la difesa del principato civile dei papi, come precisamente dal punto di vista politico e giuridico si dovrebbe dire, non propriamente stato pontificio, ma principato civile dei papi, cioè governo temporale dei papi, governo di alcune popolazioni che vivevano ovviamente in alcuni territori ben precisi. Questo principato civile dei papi, come è noto, durava da più di 1000 anni, molto più di 1000 anni. Le origini, come è noto, risalgono alla donazione di Sutri e Nepi da parte di Liutprando e, in termini più precisi, risalgono alla donazione del 754, poi confermata nel 774, donazione di Pipino, re dei Franchi, e poi successivamente dell'imperatore Carlo Magno. Ma in realtà queste donazioni riconoscevano un dato pregresso, cioè i papi
governavano già da molto tempo quelle popolazioni, le governavano di fatto. Quelle popolazioni avevano chiesto ai papi di assumere il governo dei loro municipi, dei loro territori, perché erano state di fatto abbandonate dai governatori, dai duchi bizantini ed erano oggetto delle mire dei Longobardi, delle aggressioni dei Longobardi. Dunque, il 20 settembre del 1870 finisce quello che Joseph de Maistre definisce, in un'opera celeberrima, quello tra gli stati europei che è più sicuramente legittimo, che ha più sicura, più indubbia legittimità, il più antico in fondo, dunque si potesse annoverare in una continuità diacronica. Data di rilievo dunque epocale per quanto riguarda non solo la penisola, ma per quanto riguarda, potremmo dire, l'Europa intera. Di più, il 20 settembre del 1870 si compie qualcosa, si verifica un evento che ha un rilievo universale, planetario. E certo, perché ciò che interessa Roma, ciò che interessa il papato, piaccia o non piaccia, ha una proiezione obiettivamente universale. Dunque, il 20 settembre del 1870 si compì qualcosa per il quale il mondo intero aveva e non poteva non avere, ovviamente a vari livelli di consapevolezza, aveva e non poteva non avere interesse. Data dunque tra quelle invero assolutamente notevoli, data dunque che merita di essere ricordata appunto a 150 anni di distanza per il suo rilievo obiettivo. A volere in qualche modo, potremmo dire, attualizzare il linguaggio, almeno dal punto di vista sia pur approssimativamente evocativo, si potrebbe dire che sui due fronti che stiamo considerando insieme questa sera, vi erano da una parte coloro i quali difendevano e volevano il, oggi si potrebbe dire, ritorno alla normalità. E dall'altra si potrebbe dire c'erano coloro i quali volevano, come si esprime anche oggi qualcuno, il salto nel futuro. Ecco, in fondo, da una parte vi era la difesa di quella, potremmo dire, di quella temperie culturale, storica, umana, per la quale Talleyrand, il famoso uomo politico, prima vescovo, poi uomo politico, ebbe a dire che chi non ha vissuto nell'ancien regime non sa che cos'è la dolcezza del vivere. Sì signori, la dolcezza del vivere. E da una parte c'erano quelli che difendevano la dolcezza del vivere e dall'altra potremmo dire coloro i quali volevano invece, ritenendosi, essi il pegno dell'avvenire, che l'avvenire ormai travolgesse quello che ritenevano il passato, che lasciasse passare il passato e che dunque si affermasse senza lasciare nulla, potremmo dire, nulla sul proprio terreno, nulla neppure il ricordo di se medesimo. D'altra parte, ma su questo ritorneremo, come tante volte è stato ripetuto e anche in questa occasione possiamo dire, nel 1870 effettivamente si compie il processo risorgimentale, trova compimento, ma attenzione, e ripeto, su questo torneremo perché si tratta di un passaggio molto importante, trova compimento non dal punto di vista territoriale, che dal punto di vista territoriale in fondo veramente poco mancava del territorio della penisola per un controllo completo da parte del nuovo Stato sorto
come si ripete mille volte il 17 marzo del 1861, e no, il compimento era un compimento, potremmo dire, ideale, o meglio, per esprimerci più precisamente, ideologico. Quel compimento, tra virgolette, doveva esserci, per chi? Beh, ovviamente, nella mente di quelli, nella mente di quelli che avevano teorizzato quel movimento, di quelli che avevano il progetto, per così dire, di quegli avvenimenti. Primo punto, le due Rome. Le due Rome è il titolo di un noto libro di storia. È un libro di storia tante volte citato che fa stato delle vicende appunto dei rapporti tra Chiesa e Stato tra fine Ottocento e prima metà del Novecento. Ma le due Rome, le due Rome è anche il titolo di un articolo. Di un articolo scritto dal padre Carlo Curci, primo direttore di Civiltà Cattolica, su questa rivista, precisamente pubblicato il 3 luglio del 1861. Beh, anzitutto è un po' singolare menzionare i luoghi al plurale, è vero? I luoghi non hanno plurale, questo è evidente. Ma quando è che i luoghi assumono il plurale, e quando significano qualcosa di più che il semplice riferimento ad un dato topografico, quando in fondo il riferimento a quel luogo assume un significato superiore, potremmo dire un significato qualitativo, un significato verticale, quando in fondo il luogo indica non qualcosa di fisicamente identificabile, ma indica, potremmo dire, una concezione del mondo. Ecco allora le due Rome. Come si potrebbe dire per altro verso, e cioè su altro versante di riflessione che qui appena sfioriamo, si potrebbe dire che vi sono due Italie, o per molti aspetti, molte Italie, al plurale. Bene, quali erano le due Rome? Beh, certamente la prima è la Roma pontificia, la Roma papale, la Roma capitale della cristianità. E qual è l'altra Roma? E beh, è la Roma della nazione, potremmo dire, è la Roma della modernità. Qui il termine modernità va inteso in senso filosofico, è vero, cioè come espressione dell'immanentismo, del soggettivismo, del razionalismo. Dunque, capitale potremmo dire la prima della universalità e la seconda potremmo dire dell'ideologia che pretendeva di passare e che per certi versi allora stava passando dalla teoria alla prassi. Nell'articolo del padre Curci, dicevo, del 1861, le due Rome sono così identificate, cito espressioni che si leggono nel testo orora menzionato. La prima, gli dice, è la Roma di San Pietro, è la Roma di San Pietro, nella sua universalità, è la Roma papale. La seconda, gli dice, è la Roma faziosa. Non appaia, come dire, ingeneroso questo aggettivo, invece è un aggettivo che semanticamente è ben appropriato, cioè è la Roma che è considerata tutt'altro da quella papale da un gruppo, attenzione, da un gruppo, quindi da una fazione, da un gruppo organizzato che intende dare a Roma precisamente un nuovo volto, di più, una nuova fisionomia, di più, una nuova missione storica, una nuova funzione cosmico-storica. Ecco qui le due Rome che si affrontano, si potrebbe dire, tra 1860 e 1870. Molto bene, chi mi ha preceduto ha menzionato la battaglia di Castelfidardo e poi l'assedio, il bombardamento di Ancona.
A Castelfidardo i pontifici si difesero eroicamente, furono travolti da un numero preponderante di avversari che non risparmiarono nulla appunto per travolgerli e per avere la meglio. E queste due Rome ancora si affrontarono successivamente e, come è stato detto, l'esito è a tutti noto. È vero, nel 1870 la seconda prevalse sulla prima. Ecco, l'epilogo, a tutti noto d'altra parte, dello scontro tra le due Rome. La prima Roma soccombe di fronte alla seconda Roma, ma attenzione, soccombe di fronte alla forza delle armi, soccombe per le bombe e il bombardamento, come è stato molto bene segnalato, durò 5 ore. Le bombe arrivarono a Trastevere, arrivarono a colpire anche le aree vicino al Quirinale. 5 ore di bombardamento che devastò case, che devastò strade, 5 ore di bombardamento per convincere, come dire, la vecchia Roma a cedere il passo alla nuova Roma. Ecco quello che appunto accadde. La vecchia Roma allora, vecchia potremmo dire affettuosamente, è vero, era il centro di radiazione del Vangelo. La nuova Roma sarebbe stata il fulcro della diffusione della secolarizzazione. La vecchia Roma, la Roma dei papi, annunciatrice dell'universalità. La nuova, paladina della nazionalità. E si potrebbe dire di tutte le tragedie venute dal primato della nazionalità nel corso del Novecento. La prima, si potrebbe ancora suggerire, faro dell'escatologia. La seconda, propulsore della futurologia. La prima, la Roma dell'eternità. La seconda, quella che pretendeva di essere la Roma dell'avvenire. Ce n'è abbastanza, è vero, per cogliere sotto il profilo concettuale, chi mi ha preceduto ha rievocato benissimo i fatti, e chi parla adesso invece sta svolgendo una riflessione su quei fatti e a partire da quei fatti. Ce n'è abbastanza, dicevo, per cogliere il significato, la portata e direi il valore di questa espressione. Le due Rome in fondo si affrontano il 20 settembre appunto del 1870, e queste due Rome si distinguono non dal punto di vista territoriale, questo è evidente, non si distinguono per l'avere come espressione una divisa o un segno particolare, si distinguono potremmo dire nell'animo, si distinguono potremmo dire sotto il profilo verticale. Nel 1870, passiamo al secondo punto, è stato scritto «Roma fu guadagnata al mondo moderno». È l'espressione che ritorna, anche questa, in un testo del 1870. L'articolo è anonimo. Si può immaginare che lo abbia scritto ugualmente Carlo Curci, ma non è firmato, non è firmato. Ma espressione mai fu più felice. Vero, si può sintetizzare così quello che accadde il 20 settembre del 1870. Roma fu guadagnata, presa, potremmo dire. A che cosa? I libri della scuola elementare ci hanno detto al nuovo Stato e bla bla bla. Di più, al mondo moderno. Cioè, attenzione a quel mondo moderno inaugurato dal protestantesimo, quel mondo moderno figlio dell'illuminismo, figlio del razionalismo, figlio del soggettivismo, che proseguirà il proprio, potremmo dire, processo su se medesimo, giungendo ai nostri giorni. E noi siamo spettatori. E non semplicemente spettatori, si potrebbe dire anche vittime di quel processo.
E i riferimenti potrebbero ovviamente moltiplicarsi. Dunque, che cosa accadde? Roma fu guadagnata al mondo moderno, vero? In profondità accadde proprio questo, cioè si tese ad ottenere una mutazione sostanziale.